Oggi ricominciamo parlando di un concittadino, perché Ortensio da Spinedoli è vissuto alle Canarie, penso, per oltre 40 anni. Una città che l'ha conosciuto poco, forse, è stato una persona molto discreta, molto dimessa, umile, e però una persona nel resto d'Italia molto conosciuta, soprattutto nelle comunità di Dase, molto apprezzata, molto amata. La proposta di parlare di Ortensio è venuta a quello che ha pensato un po' a filosofia, a Mocetta. E è una cosa un po' strana, perché Rodolfo è, diciamo, un razionalista non credente, e è lui che ha proposto, e poi noi abbiamo accettato con estremo piacere, di parlare di questo frate, di questo religioso, che diceva, e qui c'è forse la spiegazione del perché, cristiano non è chi crede, cristiano è chi ama. Quindi, caro Rodolfo, siamo stati riassunti a nostra insaputa, come diceva Spagnolo, nel mondo cristiano. Che altre cose dire? Penso che di Ortensio ne parleranno gli altri, quindi io mi limito a descrivere un po' il decorso di questa iniziativa. Parlerà innanzitutto Guglielmo Corsalini, di Recanati, che ha conosciuto, stimato, amato e molto spesso invitato a cena o pranzo Ortensio, perché Ortensio diceva che il momento del pasto, la condivisione del pane, era la vera comunione, stare insieme gioiosamente, confrontandosi e sostenendosi. Poi la parte centrale dell'iniziativa verrà curata da Riccardo Perez, del Centro Studi Biblici D'Annunzi di Montefano, che penso tutti noi conosciamo, che lavora insieme ad Alberto Maggi, che hanno apprezzato questi due fratelli, hanno apprezzato in maniera notevole Ortensio, l'hanno sostenuto nei momenti di difficoltà, hanno divulgato le sue idee e sono dei veri grandi amici di Ortensio da Spinedoli. Ortensio da Spinedoli, che è morto nel 2015, ha quasi 90 anni e mancavano poche settimane. È morto praticamente mentre viveva dai Canali, poi è trapassato nell'ospedale di Civitanova. In questa sala sono presenti vari amici di Ortensio, che penso che in sede di dibattito prenderanno la parola per dare il loro contributo all'iniziativa. E vorrei ricordare che poi chi vuole si può incontrare per un aperitivo dopo la fine dell'incontro e possibilmente magari farcelo sapere per comunicare il numero. Ricordo ora, perché poi non parlerò più, almeno spero, che domenica mattina alle 10 presso il convento dei Servi di Maria di Montefano ci sarà la presentazione del libro di Giovanni Fava, grande amico d'Ortensio, psicoterapeuta, dal titolo Uscire dalla sofferenza mentale, storie di cura e autoguarigione. Ora do la parola a Guglielmo, che ci racconterà un po' della vita di Ortensio. Ringrazio Aldo e Filosofia per questo appuntamento che hanno voluto e per avermi coinvolto, e
realtà io avevo aderito pensando che fosse un incontro insomma quasi familiare, una decina di persone intorno al tavolo. La prima idea era stata un po' questa, che parlavamo un po' tra amici. In realtà un po' filosofia ha attirato gente, un po' da Riccardo che tutti conoscono, e soprattutto la figura Ortensio ha fatto sì che questa sera ci incontrassimo così tanti, e alla presenza di persone che sarebbero molto più qualificate di me a parlare di nostro padre Ortensio, perché qui abbiamo Fernanda che gli ha fatto compagnia fino alla fine e l'ha accudito, insomma gli è stata vicino, abbiamo i familiari, abbiamo i nipoti di Ortensio che potrebbero parlare appunto della sua vita molto più di me, di come era lui. Poi abbiamo degli amici carissimi, appunto sono venuti Giovanni e Nicoletta che vengono da Padova, c'è Franco che è il re letterario che viene da Bergamo, e insomma, e poi probabilmente molti altri di voi, perché Ortensio frequentava piccoli gruppi, però con i piccoli gruppi che frequentava aveva un forte rapporto di amicizia. C'era la famiglia Orlandi che per esempio lo ospitava per gli incontri, qui c'è il figlio di Orlandi, conoscevano bene Ortensio perché appunto per un periodo facevano gli incontri a casa loro, quasi clandestini, perché era il periodo insomma in cui Ortensio era un po' sotto attacco da parte di tutti, e quindi insomma ci sarebbero tanti che potrebbero dire molto di più. E sulla vita Ortensio gli posso dire per poco, appunto già detto Aldo che è morto 7 anni fa, non è stato dimenticato. Era nato nel 1925 a Schietoli, si chiamava Nazareno come nome di battesimo Urbanelli, era il quinto figlio di una famiglia molto religiosa, il più grande, il primo figlio è morto bambino, e poi gli altri 3 fratelli, 2 sono diventati cappuccini come lui, e l'altro, Francesco, che comunque aveva il nome francescano, ha avuto dei figli, che qui ha avuto 4 figli, 3 sono presenti questa sera, e quindi era una famiglia diciamo molto religiosa, e Ortensio vive in questa famiglia e già a 11 anni entra in convento dai frati cappuccini nel 1936. Dopo 10 anni presta i voti perpetui e nel 49 diventa sacerdote e passa tutta la vita di fatto come cappuccino, perché lui non ha mai lasciato l'ordine dei cappuccini, che stasera sono rappresentati anche qui da una presenza che ringrazio, il padre che è venuto, e non l'ha mai lasciato fino a che non è morto, perché è rimasto con un cappuccino. Sappiamo che non si sente, okay. E sappiamo che ha studiato tantissimo, aveva, oltre ad essere stato sempre un cappuccino, è stato anche sempre un grande studioso, aveva perfezionato i suoi studi a Friburgo, a Innsbruck, a Roma, a Gerusalemme, parlava 7 lingue, compreso il greco antico, l'aramaico, e era di una cultura sterminata. Nel 63 scrive il primo libro, Maria nella Bibbia, e già con questo comincia ad avere dei problemi con diciamo, le gerarchie, perché insomma le posizioni che stava prendendo non erano tanto ben viste. Poi ancora di più tirano in seguito con i Vangeli dell'infanzia, che sono usciti qualche anno dopo, tanto che a sua insaputa è stato sottoposto a un processo. Congregazione per la dottrina della fede, lui neanche sapeva di questo processo, e un po' questa vicenda la racconta in questo libro che si intitola
La verità incerta si intitola, l'ha scritto nel 2003 e racconta un po' la sua storia e questo processo che ci ha avuto, alla fine del quale non è stato condannato, non ci ha avuto nessuna condanna ufficiale, e però è stato un po' messo ai margini, è stato tolto la possibilità di insegnare, insegnava all'Antuniano in quel periodo, dopo aver insegnato nelle facoltà teologiche qui a Macerata, a Loreto, in quel periodo insegnava a Roma, è stata tolta la cattedra. Scusa, posso un intervento rapido? L'avvocato che difese zio Ortenzio, padre Ortenzio, di fronte al processo disse: beh, se dovete condannare padre Ortenzio, per condannare anche Martini, cardinale, perché aveva le stesse posizioni. A quel punto i giudici non potevano condannare un cardinale e quindi assolsero anche Ortenzio. Non lo ricordavo. Ecco, il nipote ci ha raccontato, insomma, come è andata e perché, insomma, alla fine non è stato condannato, però di fatto è stato emarginato, fatto fuori da tutte le istituzioni, è stato detto che se doveva parlare in pubblico doveva chiedere il permesso al vescovo, lui dice: ma non basta il parroco che mi chiamano, devi chiederlo al vescovo, e quindi di fatto è stato un po' ridotto al silenzio. E lui, tra l'altro, anche all'interno dell'ordine ci ha avuto naturalmente qualche dissidio, qualche conseguenza. Poi negli ultimi anni in realtà ha riallacciato molto i rapporti, frequentava il convento dei Cappuccini di Recanati e aveva un'amicizia anche con la superiore dell'epoca, ogni tanto che ho visto che il superiore dell'epoca, che è quello che è soprannominato Frate Mago, ha pubblicato sulla sua pagina Facebook l'evento, insomma, in realtà, appunto, come dicevo, è rimasto sempre Cappuccino nonostante tutte le disavventure. E dal 1981, credo Fernanda forse ce lo può confermare, ha iniziato a vivere lì nella casa del custode del cimitero, ospite della famiglia Galluzzo. Io che sono dei Recanati lo vedevo delle volte attraversare la strada vestito in maniera molto semplice, vestiva sempre normale, non ha mai usato il saio, non c'aveva niente che lo distinguesse. Attraversare la strada rassomigliava vagamente, secondo me, a Gino Paoli, e lo riconoscevo per quello. C'aveva le galline, c'aveva l'orto e viveva così. Poi si incontrava anche, ma io non lo sapevo, l'ho conosciuto grazie proprio ad Alberto e Riccardo, l'ho conosciuto al centro studi biblici di Montefano, mi pare che presentasse all'epoca il libro Bibbia e Catechismo, e questo secondo me è indicativo, che a Recanati nessuno lo conoscesse, è indicativo dell'efficacia della tecnica del supire, troncare, padre molto reverendo, troncare, supire, come diceva il contenzio nei Promessi Sposi, perché se l'avessero condannato magari sarebbe diventato più famoso. Così piano piano l'hanno allontanato, l'hanno azzittito, ma lui non è rimasto in silenzio. La prima cosa che mi ha colpito, incontrandolo appunto lì a Montefano, e il primo discorso che ha fatto, era il fatto che nel suo intercalare usava quasi sempre l'espressione forse può darsi. Qui siamo ospiti di chi diceva che forse è la parola più bella del vocabolario, perché apre alle possibilità e non a certezze. Lui le parole che usava più spesso nelle sue conversazioni era appunto forse e può darsi. Non aveva di fatto certezze, e questo l'ha reso un grande studioso, perché assolutamente libero nella ricerca, non ha certezze, può ricercare. Io non posso parlare di lui come biblista, lo ascoltavo di solito, ma non interloquivo molto sulle questioni bibliche, e per questo dopo sarà Riccardo a parlarcene. La cosa che mi meravigliava però era comunque la sua capacità di semplificare le cose, di semplificare le sue tesi, e questo è un indice della grande conoscenza che aveva, perché più conosci più riesci ad essere semplice. Era contrario a ogni dogmatismo e c'è un passaggio che vorrei leggere, perché mi piacerebbe far parlare molto lui per quello che posso, non è che voglio occupare tanto spazio, però lui diceva
bisogna restringere l'area del dogmatico, delle sicurezze, e ampliare quella dell'opinabile. E scrive in questo libro di Nobile Fardello l'esortazione che faceva agli alunni al termine di certe lezioni e che ho continuato a ripetere al pubblico dopo le mie conferenze è sempre stata la stessa. Non si pensi che siano queste le ultime o le definitive risposte. Le più giuste e senz'altro migliori sono quelle che devono venire. Sappiamo cercare e aspettare fiduciosi. Il relativismo, la precarietà, la provvisorietà non sono indifferentismo religioso, nichilismo o ateismo, ma costituiscono l'unico atteggiamento spirituale e culturale legittimo in un mondo diventato pluridimensionale e multietnico, in cui la verità si è fatta più lontana perché la realtà si è fatta più vicina e si rivela agli scienziati, ai filosofi e quindi anche, e perché no, ai teologi, più complessa e mobile di quanto si fosse mai pensato fino ad ora. L'umiltà non è un'opzione, ma l'atteggiamento d'obbligo, soprattutto quando ci si cimenta con i problemi della fede, che sono sempre più ardui, perché vertono su un mondo che sfugge all'udito, alla vista, al tatto, le uniche fonti del sapere razionale di cui l'uomo dispone. Dicevo, non aveva certezze e per questo ha scritto quel libro sulla verità incerta, che è un libretto da leggere, perché non solo è la storia delle sue sofferenze, ma anche la storia delle delusioni per tanti che sono sopravvenute rispetto alle speranze che aveva portato il Concilio Vaticano II. Ma nonostante tutto, nonostante le sofferenze che descrive qui, rimane sempre un cenno di positività e di speranza di quello che lui dice. In fondo credeva che la pretesa della verità assoluta imposta come violenza del potere non avrebbe potuto avere la meglio sulla libertà del pensiero. Era in fondo un ottimista. Non avendo certezze era sempre aperto al confronto, al dialogo, mi piaceva chiacchierare in piccoli gruppi, diciamo, come diceva lui, democraticamente. Lui che era vissuto in una società sostanzialmente monarchica, in fondo lui non riconosceva nessuna autorità, nessuna autorità. Diceva che i vescovi avevano sempre parlato troppo e che sarebbe stato forse il momento per tacere ed ascoltare in un altro testo per i vescovi, in un altro testo della prepotenza delle religioni. Ci sono questi testi che sono usciti postumi grazie proprio all'impegno di Franco, di Giovanni, di Nicoletta, che sono testi da leggere. In questo testo della prepotenza delle religioni dice: il paradosso è che le moderne società civili si reggono da due secoli sui principi evangelici di libertà, uguaglianza e fraternità, riscoperti dai senza Dio, mentre la Chiesa, che proviene dal Vangelo, continua a appoggiarsi sui canoni dei regimi assolutistici che il Vangelo condanna. Non sarà che nelle istituzioni ci sia qualcuno o alcuni ai quali fa comodo ignorare questa contraddizione? Dice, è quello che si verifica nella Chiesa Cattolica, in cui a nessuno, per quanto informazione o competenze avvenienti, è consentito parlare pubblicamente e liberamente dei problemi teorici e pratici della propria fede, poiché questo spetta unicamente a un gruppo, una casta, non di super esperti, che parrebbero diritto, ma di persone costituite in autorità, più che per concorso, per cooptazione, ossia raccomandazione, le quali sole presumono di conoscere i segreti di Dio e il pensiero di Cristo e di poterli proporre ai fedeli. Ortensio quindi era un uomo libero, era un uomo libero perché la libertà l'aveva pagata a caro prezzo. Diceva che nel convento lui aveva tutte le sicurezze, si scaldava, si vestiva, mangiava
con tranquillità. Poi ha trovato soltanto l'insicurezza, l'abbandono, ma nulla, diceva, poteva compensare ciò che Oscente era riuscito a fare, cioè a sottrarsi da quella che possiamo appunto definire la prepotenza della religione, ricordando un po' il titolo del suo libro. Lui amava ripetere: meglio essere quello che sei rispetto a quello che gli altri vorrebbero che tu fossi, e quindi si comportava di conseguenza. Era libero e quindi era anche coraggioso. È stato coraggioso per la determinazione con cui ha affrontato le autorità religiose e i superiori. Quando gli avevano chiesto, in un testo, non mi ricordo quale, di cambiare qualcosa, gli chiese: che devo cambiare? E gli avevano indicato una ventina di punti. E lui disse: beh, se fosse stato uno o due ci avrei potuto pensare, ma vedi, lasciamolo così, come lo scritto, non lo cambiamo, no? Ma nemici potenti, ma lui non li temeva. Era mal visto perché pensava, in fondo, era uno che pensava. E non so se lo so ancora, però mi piace proprio perché siamo a filosofia, per ricordare quello che diceva Bernard Russell nel 1916 e che mi pare che si attagli molto a Ortensio. Gli uomini temono il pensiero più di qualsiasi cosa al mondo, più della rovina, più della morte stessa. Il pensiero è rivoluzionario e terribile. Il pensiero non guarda ai privilegi, alle istituzioni stabilite e alle abitudini confortevoli. Il pensiero è senza legge, indipendente dall'autorità, non curante dall'approvata saggezza dell'età. È la paura che limita gli uomini, paura che le loro amate credenze si rivelino delle illusioni, paura che le istituzioni con cui vivono si dimostrino dannose, paura di dimostrarsi essi stessi meno degni rispetto a quanto avessero supposto. Ortensio queste paure sicuramente non aveva, ma addirittura è stato coraggioso perché ha avuto la capacità di rinnegarsi, di rinnegare i percorsi che lui aveva fatto. Se voi leggete appunto L'inutile fratello, questo testo che nasce da una lettera che lui aveva scritto a un confratello, aveva visto che questo confratello era interessato a quello che lui diceva e quindi questo l'aveva entusiasmato. Ha scritto questa lettera e su questo è tornato tantissime volte, per questo era un testo da leggere, il nome del fratello, lo trovate giù in fondo, perché è il suo testamento spirituale. Non so quante volte l'aveva scritto, perché lui aveva una macchina da scrivere, vecchio stampo, non usava il computer, scriveva lì e poi dopo correggeva a penna. Questo testo l'ha portato almeno tre volte a mia moglie, che alla fine era l'unica che riusciva a capire quello che lui aveva scritto, nemmeno lui capiva quello che scriveva, insieme a Franco, che è l'altro. Dopo ho saputo che, oltre a averlo scritto tre volte mia moglie, riscritta questa lettera tre volte mia moglie, l'aveva riscritta tre o quattro volte anche Franco. Quindi pensate quanto ci aveva lavorato, quanto c'era tornato sopra, e l'ha dedicata proprio a un cappuccino. E in questa lettera, a un certo punto, lui parla delle più grandi eresie della storia, e le più grandi eresie, dice, sono il cristianesimo e il francescanesimo, perché entrambe hanno tradito, diciamo, lo spirito del fondatore. E quindi avere il coraggio di rinnegare quello che lui aveva fatto, un percorso che lui ha fatto per tutta la vita, in qualche modo considerato eresia, ci vuole veramente un coraggio incredibile, che è molto di più di quello di attaccare, diciamo, certe nozioni consolidate, certe, oppure anche la gerarchia. La sprezza con cui lui attacca il potere e la crudeltà con cui è stato attaccato, spesso veramente feroce, però non l'aveva reso mai una persona rancorosa. Ortensio era una persona buona, era una persona serena. Ecco, con i Cappuccini era riuscito a riallacciare un rapporto negli ultimi anni buono,
Cappuccini un libro sulle missioni estere dei Cappuccini, andava spesso nel convento, anche se non ci viveva, magari Fernando lo può sapere. Mi ricordo una volta che l'avevamo invitato per qualche circostanza, non so se era una comunione, un battesimo di qualche amico del gruppo, perché lui cercava di partecipare sempre, partecipava ai funerali, partecipava ai battesimi, alle comunioni. Mio padre ci ha avuto un ictus il 21 febbraio e lui di Ortensia è morto il 31 marzo, ma in quel periodo è venuto tre volte all'ospedale a trovarlo e faceva tenerezza vedere questi due anziani insomma, che chiacchieravano degli anni che furono. E era molto vicino, passava da un amico che aveva un'attività commerciale per controllare se c'aveva gente dentro, conosceva i nomi di tutti i bambini e ne giravano tanti in casa e si occupava di tutti, si preoccupava di tutti, della scuola, della salute, eccetera. Era molto attento alle persone che c'erano vicino, ma anche con i lontani, diciamo così, tra virgolette, vicino, perché mi ricordo che a una comunione il prete, il parroco, gli ha detto no, non puoi celebrare, che era anche, secondo me, un divieto contrario al diritto canonico, se vogliamo, ma lasciamo stare, perché nessuno l'aveva sospesa di Vines, quindi c'era messa regolarmente tutte le sere a Villa Teresa, però il prete non gli ha fatto di messa. Io gli stavo vicino, ero rimasto malissimo per lui. Lui alla fine della messa, quando andiamo, usciamo, eravamo alla festa, credo, mi ricordo, lui ha detto, aspetta un attimo, voglio salutarlo. Ha aspettato il parroco, l'ha salutato con massima gentilezza, l'ha salutato, ci vediamo la prossima volta. Io sono rimasto appunto di questo atteggiamento buono. In fondo con lui si sentiva quello che lui chiamava il regno di Dio. Diceva, amava ripetere, che secondo Gesù non erano importanti il tempio, il culto, i sacrifici. Dio non aveva bisogno. Il regno di Dio, di cui egli annunciava e promuoveva l'instaurazione, consisteva nella realizzazione sulla terra di una convivenza di uguali, di amici, di fratelli. Sebbene quando parlava della Chiesa lui pensava ai poveri, ai sofferenti, agli esclusi, in realtà la cosa che a me stupiva è che non aveva mai perso la speranza che anche la Chiesa gerarchica, diciamo, migliorasse, che cambiasse. In fondo c'è sempre nella... a un certo punto, in realtà, scrive, i contatti con la Chiesa ufficiale sono diminuiti, ormai mi sento come pellegrino e forestiera all'interno delle istituzioni. La Chiesa non sembra più essere la mia patria, ma con rammarico, nel 1975, nella conversione della Chiesa, dicevo che i figli che osano rimproverare la loro madre non l'amano meno di quelli che per falsa pietà o per opportunismo le celano i propri mali. Non l'amano meno. E aggiungevo, l'amore alla Chiesa non si misura dagli onori che si accumulano, ma dalle sofferenze che si sopportano per il suo bene. E aggiunge, ma poi frainteso, cioè, hanno mai preso alla lettera, mi hanno fatto soffrire. Che significa, ma voi l'hai inteso, da quel tempo ho perso sempre più spazio e dopo il secondo processo, si fa per dire, perché sono stato sempre assente al Santo Ufficio, l'ho perso del tutto. Scrive anche una lettera al Papa, che adesso non vi leggo i passaggi, ma veramente è una lettera emozionante, perché è commovente questa sua ricerca, un'attenzione. Lui si rivolge al Papa dicendo a Papa Francesco, dice, invocava un gesto, un incontro, se non addirittura, scrive lui, un atto di riconciliazione o una richiesta di perdono, chiedete perdono, dice, nei confronti di tutti quei preti, teologi, religiosi, laici, donne e uomini di fede che hanno a tutti i livelli subito il clima autoritario e repressivo seguito agli anni del fermento post-conciliare.
E poi c'è questa lettera che trovate su internet, una lettera da leggere veramente nei vari passaggi in cui lui si rivolge al Papa e dice: il pluralismo non è una piattura, bensì una ricchezza, perché fa ridondare su tutti i carismi le donazioni accordate a ciascuno. Quante energie sono andate perdute perché i Superman di turno hanno impedito ad altri di esprimersi. Papa Giovanni, veramente saggio, oltre che santo, ripeteva che la Chiesa è un giardino tanto più bello, quanto più ricca, ricco di molteplicità e varietà di fiori, eccetera, eccetera, non ve l'ha detto. Però, ecco, c'aveva questa forte speranza nella Chiesa. Non l'ho sentito, appunto, dicevo che è rimasto sempre legato ai cappuccini, non l'ho sentito parlare mai male dei cappuccini, anzi, almeno me, anzi, diceva che lui doveva tutto ai cappuccini, perché se aveva potuto studiare, se aveva potuto frequentare le più grandi università, era grazie ai cappuccini. Quindi appunto per questo aveva scritto anche quella lettera e l'aveva dedicata a Sergio. E infine sono convinto che negli ultimi anni, almeno quando l'ho conosciuto io, lo conoscevo diciamo da una ventina d'anni, è stato un uomo, non dico, non so se felice, ma comunque sereno. Sereno perché era in fondo circondato da persone che gli volevano bene. Lui aveva ristretto la compagnia alle persone che gli volevano bene, detto Carnate, i parenti, gli amici. E insomma, dopo aver preso tanti schiaffi, in fondo gradiva prendere qualche carezza. Mi fa un po' pensare quando lo invitavamo appunto a cena, che diceva: io non chiedo niente, ma quello che mi date non lo rifiuto. Così non rifiutava nemmeno le carezze. E quindi veramente sono grato a Filosomia per questo incontro, perché penso che la presentazione di questo suo libro, che viene ereditato oggi, è una carezza ulteriore che per Padre Ortensio. E voglio chiudere con una dedica che aveva scritto a me e mia moglie, ma in realtà era dedicata a tutti, penso l'abbia scritta a tanti, perché la sentiva, e diceva: carissimi, questo libro vuole essere un segno benaurante che conserva la memoria nel tempo, anche della persona che lo ha scritto, anche della persona che lo ha scritto, che voi con altri vicini avete considerato vostro familiare e che ha avuto il piacere di sentirsi tale. Ortensio. Riccardo, per essere centro biblico Annunci di Monte Carlo. Sì, dopo aver ascoltato, si sente bene? Sì, no, questo è spento, va bene. Questo non c'è. Sì, diamo la parola. Aver ascoltato Guglielmo, siamo veramente entrati proprio in quello che è la ricchezza umana di Padre Ortensio, che noi abbiamo conosciuto da quando Alberto, prima di aprire il centro studio di Montefano, ma io proprio col mio arrivo lì a Montefano, e veramente rimane sempre viva questa sua memoria, no? Quindi quello che questa sera stiamo facendo non è altro che ringraziare Ortensio per quanto di bello, di buono, di umano ha saputo comunicarci. Io ricordo 4 anni fa, proprio è stato a novembre di questi tempi, vennero a Montefano Aldo e Guglielmo, perché si pensava di organizzare una giornata per Ortensio in ricorrenza della sua, cioè della sua morte ad aprile. E dopo sono venuti anche Giovanni e Nicoletta, hanno portato già dei volantini, si doveva anche fare un incontro a livello con il comune, anche per libri che sarebbero stati dati alla biblioteca comunale, per appunto conoscere il patrimonio, proprio la ricchezza di questo uomo, questo grande biblista, ma soprattutto questa grande persona umana. Poi la pandemia ha bloccato tutto, e quindi dopo 4 anni ci ritroviamo qui, ecco, adesso con la proposta di ripresentare un libro, appunto già accennava Guglielmo, un libro che fa parte di tutto un percorso che Padre Ortensio ha fatto, sempre con una serietà e con un orientamento così sempre chiaro a manifestare agli altri quello che era il frutto del suo lavoro, della sua ricerca. Quindi nel 1986
Padre Ortensio pubblicava questo studio Chiesa delle origini, Chiesa del futuro. Era uno studio di chiaro taglio profetico sulla Chiesa per riflettere, appunto, diceva lui, sulla fine dell'assolutismo, di una Chiesa che aveva perso un po' la sua identità, che si riscontra nel Vangelo, e che si era adeguata a quello che erano i sistemi di questo mondo, che proprio nel Vangelo vengono completamente così ignorati o contestati o comunque non accettati. Quindi, perché la Chiesa potesse riflettere sulla fine di questo assolutismo che l'aveva caratterizzata, ed ecco, la Chiesa potesse ritornare all'identità delle sue origini. E allora bisognava una rifondazione della Chiesa, certamente alla luce del Concilio Vaticano, delle indicazioni del Concilio Vaticano II, e soprattutto, questo molto importante, del primato del Vangelo. Ed ecco allora il libro che viene ripubblicato dopo 35 anni, Rifondare la Chiesa, una follia inevitabile. Quindi è un testo che, nonostante gli anni che sono passati, io quando l'ho dovuto leggere per fare la presentazione, una piccola introduzione, che già conoscevo il testo, però ho dovuto constatare l'attualità, è veramente come un testo che ancora è da riproporre e da riscoprire, soprattutto per chi non ha ancora così superato questa visione di una Chiesa ancora legata, ancora all'assolutismo. Ecco, di questo argomento, di una Chiesa delle origini, una Chiesa del futuro, padre Ortensio si era occupato precedentemente in quest'altro libro, nel 75, quindi questo era dell'86, ma anni prima, nel 75, aveva pubblicato La conversione della Chiesa, quindi anche un argomento molto interessante che portava appunto a far riflettere su come la Chiesa doveva liberarsi da tanti pesi inutili, da tante zavorre che non gli permettevano di essere espressione di quella buona notizia che doveva comunicare, ovviamente doveva annunciare e condividere con la gente. E questo testo della conversione della Chiesa, pubblicato nel 75, prima parlava anche Guglielmo, un anno dopo che la Congregazione per la Dottrina della Fede l'avesse escluso dell'insegnamento accademico. Quindi aveva subito già questo primo colpo serio, pesante, però ecco, lui non si è lasciato prendere o abbattere da questa sferzata, da questo rimprovero, questa esclusione che ha ricevuto, ma addirittura ha voluto comunque invitare la Chiesa a riflettere sulla sua conversione, perché appunto riteneva lui la Chiesa, quando si comporta in questa maniera, quindi facendo tacere chi deve essere sempre voce profetica, e voi sapete che i profeti non soltanto annunciavano delle cose interessanti, ma i profeti soprattutto denunciavano quello che era contro il bene della persona umana. Quindi padre Ortensio, con la conversione della Chiesa e poi con il successivo testo Chiesa delle origini, Chiesa del futuro, voleva appunto che la Chiesa non fosse più in contrasto o in lotta con la storia, che non fosse una Chiesa appunto lontana dalle situazioni umane e chiusa in se stessa. Ecco allora questo impellente bisogno di conversione, e che ancora rimane ovviamente attuale. Padre Ortensio, nel suo libro, in maniera molto candida, aspettava il nuovo millennio, il 2000, per dire non è lontano questo traguardo in cui forse la Chiesa darà questo passo, no? Di liberarsi da tanti pesi inutili, di entrare di nuovo nella novità del Vangelo. Ecco, arrivato il secondo millennio, le sue attese o le sue aspettative, come diceva anche Guglielmo, rimasero disattese. Proprio per questo Ortensio manterrà vivo l'appello alla conversione, continuando a lavorare, ecco, mantenendo sempre alto il livello di ricerca, di studio, e come diceva sempre, mi è piaciuto molto certi passaggi che ha fatto Guglielmo, di questo suo mantenersi sempre nel dubbio, nel forza, nell'incertezza, una spiritualità sana anche europea, diceva, nel dubbio non c'è peccato. Quando uno è certo, è lì che rischia di sbagliare, no? Quindi questa visione così anche umana di ricerca continua. Quindi mantiene viva questa sua proposta di conversione o di rinnovamento, di rifondazione, appunto perché la Chiesa si possa liberare di tante strutture che sono contrarie alla proposta del Vangelo e che ancora purtroppo la rendono una potenza anche politica. Stato Vaticano, sono delle cose che lui dice ancora.
quanto durerà questo tipo di presentare la Chiesa come se fosse uno Stato nei confronti degli altri Stati, no? Ecco, una Chiesa senza privilegi e che si possa riconoscere dall'unico atteggiamento che il Signore ha chiesto ai suoi seguaci, discepoli e discepoli, di manifestare, che è quello del servizio. Ecco, allora si comprende bene la secondo, il sottotitolo del libro, una follia inevitabile, pensare che si possa lasciare tutta una struttura legata a un potere, a una visione anche di controllo, una autorità che si impone e rientrare nella dimensione del servizio, può sembrare una follia, però comunque una follia che bisogna affrontare. Ecco, la riflessione che ha fatto padre Ortensio già nell'86, quando ha scritto Chiesa dell'origine, Chiesa del futuro, era sempre confrontarsi con la persona di Gesù, perché nessuna analisi, nessuna riflessione che si faccia sulla Chiesa ancora oggi può essere valida senza questo confronto. È inutile che noi ci perdiamo in tanti discorsi così molto altisonanti, ma non abbiamo come punto di riferimento la persona e la parola di Gesù. Ovviamente secondo la testimonianza, come padre Ortensio dice molto bene, degli evangelisti. Ecco, bisogna passare allora da una Chiesa che si mantiene ferma nella tradizione o immobile, questo immobilismo come custode della dottrina, a quella che torna alla sorgente del Vangelo. Questa è l'unica possibilità di rifondazione, di conversione, di rinnovamento. E in questo modo la Chiesa sarà quello per cui, appunto, quando l'annuncio evangelico ha cominciato a diffondersi, è stata creata la Chiesa come luogo di incontro, luogo di comunione, luogo di condivisione e di accoglienza per tutti. Allora, padre Ortensio, in questa sua opera, presenta una serie di punti, ovviamente, che adesso ve li riassumo, su come pensare a questa conversione o questa rifondazione della Chiesa. Il primo punto importante è il rinnovamento del linguaggio. Questa è la prima cosa che noi dovremo tenere presente, il linguaggio con cui si esprime la fede, perché noi sappiamo che la nostra fede si centra sulla persona di Gesù e sulla sua parola, sulla buona notizia. Quindi il linguaggio della fede deve essere secondo. Noi purtroppo, e siamo ancora reduci di questo, la Chiesa per secoli ha usato un linguaggio e usa un linguaggio che non è quello del Vangelo. Usa un linguaggio che ha a che fare con la dottrina, con le forme dottrinali, con tutta una serie di speculazioni che mai trovate in bocca a Gesù. E possiamo dire neanche Paolo è un po' più speculativo, però neanche certe cose che noi dopo siamo stati così martellati, li vediamo in quelli che sono proprio all'inizio di questa realtà che chiamiamo la Chiesa, no? Quindi bisogna che il linguaggio della fede si liberi da tutto quello che non ha a che fare con la novità, appunto, che il Signore ci ha insegnato. Ecco, noi usiamo un linguaggio che è più adatto, e lo sappiamo, funziona così, ha tutta una filosofia, che se parliamo di filosofia, però è la filosofia là del terzo secolo, quando comincia a elaborarsi tutta una dottrina cristiana. Quindi un linguaggio che va bene per i filosofi, per persone che già sono molto così portate a questo tipo di riflessione, ma non per la comunità, per le persone semplici. Quindi all'inizio il linguaggio che si usava, il linguaggio della fede, era un linguaggio che trattava soprattutto della nostra umanità. Se voi pensate al modo come sono stati scritti i Vangeli, e questo padre Ortensio l'ha recepito molto bene nei suoi commenti che ha fatto ai Vangeli, pensate a una maniera di narrare che ha a che fare con la nostra vita. I Vangeli hanno una teologia narrativa, perché parlano di cose, trattano di cose che riguardano la vita di tutti noi tutti i giorni. Nel Vangelo si parla di mangiare, che è la cosa più importante quando ci alziamo al mattino. Nel Vangelo si parla di salute, che è quello di cui siamo tutti preoccupati. E nel Vangelo si parla di rapporti umani, come stai, come ti trattano, come ti senti, cosa mi dici di te. Ecco, questo è il linguaggio del Vangelo, è un linguaggio che ha a che fare con la nostra umanità. Allora, quando noi parliamo di una rifondazione della Chiesa, dobbiamo recuperare questo linguaggio della fede che ha a che fare con la nostra realtà umana, non con speculazioni, con tutta una serie di svolazzamenti,
che in fondo non dicono più niente e non ci dicono neanche più di tanto, e che neanche quelli che li tirano fuori capiscono più di tanto, no? Si perdono in queste maniere così a volte molto, anche molto critiche, molto elaborate, ma che spesso non comunicano con la gente e non sanno neanche come arrivare a quanti si dichiarano credenti e discepoli di Gesù. Quindi dovremo recuperare questo linguaggio dell'umano, questo sarebbe il primo passo. Noi quando parliamo di Bibbia, al Centro Studi Biblici, cerchiamo anche a Montefano di portare quello che è il nostro lavoro sempre con un linguaggio semplice, perché è questo che attira un po' la partecipazione delle persone, che non facciamo discorsi per teologi, ma facciamo proposte nelle quali tutti possiamo, attraverso il Vangelo, sentirci coinvolti. Ebbene, mentre nella ricerca biblica si è applicata questa ermeneutica di interpretazione, come interpretiamo i testi, no? E questo la Chiesa lo riconosce, ha pubblicato un documento che fa l'interpretazione della Bibbia nella Chiesa, un passo avanti grandioso nel lasciare aperta, come diceva padre Ortensio, la ricerca in campo biblico. Ma perché questo non si fa in campo dogmatico? Perché non possiamo anche rivedere il linguaggio della dottrina? Perché dobbiamo usare un linguaggio del terzo, del quarto secolo, che non dice più niente alla nostra realtà odierna, no? A Roma c'è l'Associazione Italiana di Teologi che hanno lavorato su questo, ridire il credo, per esempio. Ma è possibile quando noi professiamo, si dice il credo domenica, ma che cosa capisce la gente di tutto questo? Capisce poco. Quindi c'è bisogno di un linguaggio che sia veramente all'altezza della nostra realtà odierna. E su questo il Vangelo ci fa da maestro. Perché il Vangelo non si perde mai da questa realtà, non si evade e non si nasconde dietro discorsi astrusi o che poi diventano polemici e che portano soltanto a un distanziamento tra le persone. Ecco, allora, da questo linguaggio padre Ortensio fa un'analisi in cui presenta un'ampia prospettiva di quelle che devono essere le caratteristiche della Chiesa, e quando si dice una Chiesa profetica capiamo una Chiesa che annuncia e che denuncia, non una Chiesa che è connivente con quelli che detengono il potere o complice con quelli che fanno star male la gente, una Chiesa popolare, una Chiesa carismatica nel senso di essere una Chiesa attrattiva o attraente, non una Chiesa che è repellente, che crea subito una soggezione o distanza dalle persone, una Chiesa che deve essere aperta a tutti, plurale, abbiamo sentito prima, ecumenica vuol dire che tutte le nazioni, tutti i popoli si possono ritrovare su questo messaggio che riguarda appunto la nostra umanità. Ecco, allora, la riforma o il rinnovamento del linguaggio deve portare a questa uscita dagli steccati dalla dottrina e entrare in quelli che sono stati gli aspetti caratteristici del nostro essere comunità di credenti fin dalle origini. E come dice padre Ortensio, perché quando noi trattiamo della Chiesa o trattiamo di Gesù, certamente, che è il nostro referente, ciò che conta non è cosa si pensa o si dice di lui, ma che cosa si compie nel suo nome. Ricordo una volta a Montefano padre Ortensio diceva: ma quante pubblicazioni si fanno oggi sulla figura di Gesù? Se voi andate in queste librerie, cose serie certamente, non le cose un po' così di pacotiglia che trovate un po' ovunque, ma anche nelle librerie serie, oggi la ricerca sulla figura di Gesù, la figura storica, ma è abbondantissima e si legge di tutto e si trovano degli studi molto interessanti. Allora padre Teso diceva: ma di tutti questi che scrivono così anche in maniera interessante su Gesù, ma quanti hanno il coraggio di mettere in pratica un po' di quello che lui diceva, no? Quindi non interessa tanto quello che si dice di lui, ma quello che si compie nel suo nome. E questo è quello che la Chiesa deve imparare, appunto, per avere questa visione nuova o questa rifondazione. È inutile parlare sempre di Gesù, predicare Gesù, quando in fondo, quello che si compie nel suo nome rimane sempre una cosa molto riservata o molto ridotta, molto piccola. Quindi dal linguaggio che si rinnova, ecco, il secondo passo sarebbe superare barriere che dividono e separano. Ecco, quando il linguaggio non è un linguaggio dell'umano, facilmente si entra in questo tipo di esclusione. E perché dopo il linguaggio inventa queste forme per escludere, e padre Ortensio diceva: la Chiesa deve eliminare quelle distinzioni che essa stessa ha creato in base al linguaggio, tipo cristiani pagani, per esempio, salvati dannati,
credenti atei, oppure ancora oggi chierici e laici. Ma sono tutti delle etichette che mai Gesù ha usato o che mai nel linguaggio, nella narrativa del Vangelo troviamo, no? Quindi dobbiamo già evitare anche questo tipo di barriera, di separazione, di etichetta, che impediscono alla Chiesa di essere un luogo veramente di incontro, di avere questa visione ecumenica, accogliente e solidale con tutti. Ecco, ancora questi chierici, no? Dice Padre Ortensio, dispensatori del sacro, o consacrati, ancora si parla di consacrati, ma lo siamo tutti con lo Spirito, no? Io sono frate, ma non mi ritengo superiore a Aldo, a Guglielmo, perché non lo siano, ma siamo tutti consacrati, cioè, no, i consacrati, uno pensa che i consacrati sono una specie di categoria a sé, appunto i frati, le soli predicatori. Ma quando mai Gesù ha parlato così dei suoi discepoli, creando categoria a sé? Anch'io non amo dire questo religiosi o laici, cioè queste etichette non fanno altro che distanziare, creare questo tipo di barriera tra le persone. L'unico distintivo, l'unico termine che possiamo usare come credente è quello di discepolo e discepola. Possiamo usarlo sia al maschile che al femminile, perché è l'unico aspetto che caratterizza la vita di chi vuole seguire Gesù: essere suo discepolo, essere sua discepola. Ma non mi interessa se uno sia laico, religioso, consacrato, ateo, credente, sono tutte invenzioni di un linguaggio fatto per creare sempre questa separazione fra le persone. Ecco, allora, padre Ortensio su questo diceva: bisogna recuperare il modo di parlare di Gesù, perché nel suo insegnamento tutte queste distinzioni non hanno alcun fondamento, anzi sono il riflesso di un modo di pensare più che di vivere. Sempre. E come dice appunto il suo testo, a dividere e a separare ovviamente con il linguaggio sono anche le dottrine. Sappiamo che purtroppo è stato così nella storia della Chiesa, tutte le ferite, tutte le divisioni, tutti gli scismi sono stati provocati per questione dottrinale, non per Gesù. O non certo Gesù ha separato mai nessuno, lui che accoglieva tutti alla sua mensa, e nemmeno Dio, come leggiamo nel Vangelo, che fa sorgere il sole su buoni e sui cattivi. Quindi a separare, a dividere sono sempre le dottrine con un linguaggio esclusivo. Bisogna allora superare questo tipo di pericolo o di realtà, di situazione che non permette alla Chiesa di vivere la sua identità come Chiesa dei credenti, come comunità dei credenti. Allora padre Ortensio si chiede: ma una Chiesa che è divisa per motivi dottrinali, che è chiusa nei suoi steccati per questione di potere, si può chiamare cristiana una Chiesa così? Si può anche dire cattolica? Perché noi quando diciamo cattolico associamo sempre a Roma, invece cattolico in greco vuol dire universale. Quindi non può essere una Chiesa universale quando mette degli steccati o quando dimentica il pluralismo, che è quello che ha caratterizzato la Chiesa delle origini. Noi abbiamo sempre un'idea anche fuorviante, su questo padre Ortensio riporta molto l'attenzione, di guardare le comunità delle origini, come noi li troviamo nel Nuovo Testamento, per esempio, descritte, con le luci e con le ombre. Non c'è una comunità ideale agli inizi, non esiste, mai esistita questa comunità ideale. Questa tavola della Chiesa delle origini non è mai, si è mai avverata. Una Chiesa plurale, dove c'erano comunità più aperte allo Spirito, più capace di aprirsi anche al nuovo, al diverso, più nei confronti anche dei pagani, dei lontani, e comunità più attaccate alla propria tradizione, ai propri schemi, che erano tutti rimasugli da tutta una matrice giudaica. O poi verrà anche da quello che era anche il contesto ellenistico. Ma bisogna avere questa visione umile, ma allo stesso molto incoraggiante, che la Chiesa è una Chiesa plurale. E per questo abbiamo quattro Vangeli, sapete. Per quale motivo la Chiesa ha riconosciuto quattro Vangeli canonici? Bastava uno per credere in Gesù come veramente nostro modello di vita. Ma perché quattro ha a che fare con una realtà universale, quattro punti cardinali, no? Dove tutte le genti, tutti i popoli si potessero sentire accolti. E quattro Vangeli che sono veramente unanimi nell'insegnare la buona notizia, ma diversi poi nell'esprimerla, nel viverla. Quindi questa diversità è quello che rende ricca la Chiesa. Purtroppo questo si è perso. E siamo rimasti attaccati a una Chiesa monolitica, a una Chiesa che è omologa, e che se tu fai un passo in falso rischi di essere appunto
escluso dall'insegnamento o con altri tipi di punizioni peggiori. Quindi avere una Chiesa capace di accettare questa diversità, questo pluralismo, per non separare, ma per creare quell'unità che tra l'altro è quello che nel Vangelo è presentato come l'unico, diciamo, desiderio, anelito del nostro Signore, che essi siano uno. Ricordate il passaggio del Vangelo di Giovanni, Gesù fa questa richiesta, fa questo suo, esprime questo suo desiderio al Padre, che siano uno come te e io siamo uno. Ma uno non vuol dire uguali, che tutti la pensiamo ugualmente, che tutti ci vestiamo con lo stesso saio, che tutti facciamo lo stesso orario dal mattino alla sera. Non è questa l'unità del Vangelo, che tutti siano uno nell'amore. Per questo Gesù aggiunge prima, dice prima, da questo sapranno che siete i miei discepoli, non dalle vostre dottrine, dei vostri modi di vestire, dei vostri orari, ma perché vi accogliete a vicenda, perché avete amore gli uni, per questo sapranno che siete i miei discepoli. Del resto nessuno si deve interessare, ognuno lo fa come vuole. Quindi l'unità viene da questa comunione nell'amore che accoglie l'altro, che lo rispetta e che accetta anche la sua diversità. Questo deve essere l'unità, e se ancora non siamo arrivati a questa unità è perché c'è un'idea strana, un'idea anche malsana, che l'unità significhi tu la devi pensare come me. Ma non si arriverà mai a questo tipo di unità, da nessuna parte. Quindi questo discorso che ancora oggi si sta lavorando a livello anche, diciamo, ecumenico, ma non si potrà mai risolvere se diciamo loro lo devono pensare come noi, ma non succederà mai questo. Loro e noi siano ortodossi, riformati, devono essere unanimi in questo amore accogliente e in questa maniera di distinguersi per l'attenzione che uno sa rivolgere all'altro. Ecco, padre Ortenzio su questo era molto chiaro e appunto si appellava anche all'indicazione del Concilio Vaticano II, che era già stato portato avanti, già aperto, e ovviamente queste aperture conciliari il padre Ortenzio se ne accorgerà subito del forte resistenze, e ancora oggi, dopo 35 anni della sua opera, possiamo dire che rimangono, no, queste resistenze ad accogliere il Papa. Anche il Papa Francesco l'altro giorno ha fatto un richiamo a tutti questi preti, anche vescovi, che non accettano ancora il Concilio, no? Più di 50 anni ancora, questa apertura, questo rinnovamento, che è stato veramente il respiro che dà alla Chiesa la possibilità di continuare avanti, ancora non viene riconosciuto. Quindi è un discorso che va affrontato con la massima anche umiltà, no? Sapendo che richiedono tempi lunghi, ecco, per cui il padre Ortenzio arriverà il 2000 e queste cose saranno, no, arrivato il 2000 e siamo dopo il 2023 ancora in alto mare. Ecco, padre Ortenzio diceva, ma se noi abbiamo il coraggio, penso che oggi padre Ortenzio sarà contento di vedere come con Papa Francesco molte di queste sue intuizioni si stanno cercando anche di applicare, no? E il discorso, per esempio, di una Chiesa che deve recuperare un rapporto paritario all'interno di quelli che sono i componenti della comunità, come troviamo nelle Chiese del Nuovo Testamento, no? Come troviamo anche nelle testimonianze che gli evangelisti ci hanno dato, ciascuno della propria comunità. Quindi un rapporto paritario vuol dire che non possiamo riconoscere una gerarchia che divide e separa le persone in base al rango. Questo non è possibile per essere fedeli al Vangelo, in sintonia con quanto il Signore ci insegna. La parola gerarchia è assente in tutto il Nuovo Testamento. Non troverete mai questa parola. La gerarchia è il potere del sacro, degli eros o del sacerdote, di colui che lavora nell'ambito del sacro. Ecco, questo termine non si trova mai nel Nuovo Testamento, e allora per questo bisogna cominciare a rimuoverlo. E il passo successivo che propone il padre Ortenzio, pensare non alla gerarchia, ma pensare alla comunio o alla comunione. Non si può essere, anche se dice che la gerarchia, questa comunione, ma difficilmente si vive la comunione quando io mi sento inferiore o quando l'altro può dipendere su di me, che mi può togliere anche l'insegnamento, come è stato fatto con padre Ortenzio, senza manco dirgli il perché. Quest'estate è venuto anche da noi il professore teologo Pepe Castiglio, che conoscete anche molto di voi, e ha compiuto 94 anni a Montefano il 16 agosto. E lui, ancora con una salute veramente invidiabile, con una testa magnifica, perché quello che ci vuole 94 anni è avere la testa a posto, e lui diceva: Riccardo, Alberto, io morrò
senza sapere perché mi è stato tolto l'insegnamento. Posso anche accettare, sono andato avanti lo stesso, la mia vita comunque ha dato frutti, però morrò con questa, così, con questa sofferenza. Ma perché mi è stato tolto? Non gli hanno detto niente, lei non insegna più, punto. Ma questo non si può parlare di comunione. Quando la gerarchia usa questo tipo di approccio o di dinamiche che ledono la dignità dell'altro. Nei diritti umani questo non è possibile, nella carta dei diritti umani questo non è possibile. Io ho sempre il diritto a difendermi e a che mi dimostrino qual è la gravità o il reato o la colpa che ho commesso. E mi posso anche difendere su questo. Ecco, allora parlare di comunio, dice padre Ortensio, no? Una chiesa come comunione, e perché avvenga questa comunione ci vuole un rapporto ovviamente paritario, e riconsiderare il concetto di autorità. Nei Vangeli questo è chiarissimo. Gesù dice: voi sapete come fanno i grandi delle nazioni, lo sapete benissimo. Gesù aveva un'opinione dei politici molto negativa del suo tempo. Dice: voi sapete come fanno i grandi, e quelli che pretendono, si presentano come governatori, sono dei tiranni. Ecco, tra di voi però non deve essere così. C'è un non all'inizio che è proprio tassativo. Bene, noi di questo ci siamo proprio completamente dimenticati. Tra di voi non deve essere, ma esiste appunto la parola servizio. Quindi anche se vogliamo parlare di autorità, benissimo, ma autorità lo siamo tutti. Da chi deve svolgere un compito importante a chi deve pensare alle galline o alla cucina o al giardino. Anche lui sarà un'autorità nel suo campo culinario o nell'orto. Quindi riconoscere l'autorità dell'altro, questo permette di stabilire un rapporto paritario e di servizio autentico. Ma quando noi parliamo di gerarchia e ci illudiamo dicendo la comunione perché stiamo tutti sotto il Vescovo di Roma, benissimo, con molto piacere, ma io lo riconosco nella figura del Vescovo di Roma come un fratello con il quale devo collaborare, non come un superiore che mi deve ordinare o che mi deve in un certo modo controllare la vita. Quindi questa comunione deve essere anche l'aspetto che caratterizza la vita della Chiesa, la sua rifondazione, il pluralismo, come dicevamo, la diversità, appunto, dice padre Ortensio, non sono le diciture teologiche o i formulari liturgici quelli che ci devono unire, perché ognuno prega, esprime, e sia nel mondo orientale, nel mondo ortodosso, nel mondo riformato. Non sono queste cose che ci devono ovviamente unire, ma l'unico comandamento che il Signore ci ha dato. E su questo non c'è bisogno di fare grandi riflessioni, no? Amatevi gli uni gli altri o accoglietevi gli uni gli altri come io ho accolto voi, punto. Non ci vogliono delle capacità particolari per comprendere questo invito o anche questo comandamento, anche se non si può comandare, ma comunque l'unica norma che esiste all'interno della comunità. Ed ecco allora il punto interessante, possiamo anche concludere qui, del lavoro di padre Ortensio, che già nell'86, ma te l'aveva già presentato con i testi precedenti, distinguere tra la verità e le sue formulazioni. Questo è stato uno dei punti forti del pensiero di padre Ortensio, che troviamo nel suo libro, offrendo e ne offre delle argomentazioni molto valide, anche con quel suo modo anche molto ironico di parlare. Prima mi dimenticavo, quando si diceva del linguaggio, no? Cioè rinnovare il linguaggio della fede. Ci ricordiamo, avendo conosciuto padre Ortensio, come era il suo parlare, no? Che era sempre così semplice, ma anche autorevole. E poi lui, quando ti diceva le cose, diceva con un candore che ti entusiasmava o creava uno scandalo, un disagio terribile, no? Ma sempre con questo, non diceva mai in maniera presuntuosa o arrogante o per creare disagio. E forse era questo candore disarmante di Ortensio, no? Quello che lo rendeva ancora molto più, diciamo, attraente, ma allo stesso tempo più da colpire, no? da mettere da parte. Allora, con questo suo candore, padre Ortensio diceva: dobbiamo considerare che la verità è una cosa e le sue formulazioni sono altre, perché le formulazioni fanno parte del nostro linguaggio, della nostra esperienza, del nostro vivere, e questo con il tempo cambia, si muta, si rinnova, per cui non possiamo associare la verità alla sua formulazione. Quante cose sono cambiate col Concilio Vaticano II, che prima del Concilio erano intoccabili,
Poi l'altro concilio è non sono più un oggetto di attenzione, no? Allora, avere questo tipo anche di sensibilità, questo può permettere anche un rinnovamento della Chiesa. Allora ecco, siccome la verità non si deve confondere con la sua formulazione, lui dice prendete alcuni dei termini, alcuni dei passaggi, alcuni dei concetti, degli elementi che la Chiesa sempre più e bisogna cominciare a rilavorarli, rivederli. Il concetto di peccato, per esempio, no? Ma è possibile che noi siamo sempre bastonati con questa... che nel Vangelo si parla pochissimo, tra l'altro, di questa storia del peccato, questa storia della colpa, no? Per dopo aggiungere la morte spiatrice di Gesù, perché è morto per i nostri peccati, certamente, no? Quindi questa visione, no? Di una... e con il concetto di peccato, il concetto di creazione, ma è possibile che noi ancora dobbiamo mantenere questa visione mitologica di un inizio ideale, bellissimo, questa genesi con questa creazione dove tutto era... e poi l'uomo ha rovinato tutto. Ma non possiamo leggere così il libro della Genesi, certamente. Ma questo lo dicono tutti i teologi attualmente, il padre Ortensio già aprì un po' la strada su questa visione applicando il tipo di genere letterario. La Genesi, come gli altri, tanti altri testi dell'Antico Testamento, non sono testi di storia, come noi intendiamo la storia, ma sono testi di riflessione teologica che usa anche il mito per spiegare cose che non si potevano spiegare in un'altra maniera, no? Quindi il tema del peccato, della colpa legato anche a una trasgressione, questo è tutto rivisto, certamente, no? Pensate se voi ai preti la domenica vi fate questa specie di, non so, una specie di sfida, una specie di gioco: senta, oggi nella sua predica lei non deve dire la parola peccato. Questo va in crisi. Se io non posso usare la parola peccato nella predica, non so di cosa parlare, no? Cioè, ossessionati con qualcosa che non fa parte della buona notizia di Gesù. Quando lui predicava era convertitevi e credete al Vangelo, non si parla mai del peccato. E anche quando si parla della fede, no? Diciamo, questo è il linguaggio della fede. Voi andate a cercare nei Vangeli. Chi sono le persone di fede? Anche persone che possono essere considerate peccaminose, no? O che sono anche nel peccato, no? Una prostituta, per esempio, secondo Luca, che è entrato in casa di un fariseo e ha voluto manifestare la gratitudine a Gesù come con l'unica maniera, l'unico modo in cui le prostitute sapevano farlo, con i suoi clienti, con i massaggi, con i baci, con le lacrime, i capelli, creando lo scandalo di tutti. Ma che maestro di spiritualità è questo Gesù, no? Che profeta è questo tizio, no? Cosa ha detto Gesù a quella donna? Donna, la tua fede ti ha salvato. La fede di una peccatrice, quindi anche il tema del peccato è tutto un po' rivisto, perché era una peccatrice, nel senso, dal punto di vista religioso, era una prostituta. Ma Gesù non gli importa la vita sbagliata che aveva questa donna. Quello che le attrae, interessa, è la riconoscenza che è capace di mostrare, la gratitudine che tu puoi manifestare di fronte a una persona che la senti come una luce, una speranza, un'alternativa, una via d'uscita per tante situazioni brutte che stai vivendo. Quindi quando noi parliamo anche della fede, no? Ecco, diciamo la congregazione per la dottrina della fede, come se la fede fosse una dottrina, no? Qual era la fede di una prostituta? Di una peccatrice, o la fede di un pagano, sempre il Vangelo di Luca, o la fede di un emorroise, una donna che perde il sangue e va a toccare Gesù trasgredendo la legge, anche lei peccatrice. Donna, la tua fede ti ha salvato. Di nuovo questa fede nei confronti di una donna che fa qualcosa che la religione vieta. Quindi anche questa storia del peccato andremo un po' rivista, no? Cioè, il peccato oggi sentivo ogni tanto mi piace vedere queste video, no? Di questi gruppi più il peccato, l'offesa a Dio, no? Ma quando mai Dio si offende se noi diciamo che lui è puro amore, se abbiamo imparato da Gesù che è un amore infinito, perché per cui se lui mi ama non si può offendere, e se lui si offende non mi ama, questo è poco ma sicuro. Quindi questa visione così chiara che noi troviamo nei Vangeli, questo bisogna recuperare per mantenere viva la verità e saperla poi formulare in maniera che sia sempre in sintonia con i nostri tempi, con le nostre esperienze, con le nostre scoperte, no? Quindi l'idea del peccato, questa idea di un paradiso perduto, non esiste questo, no?
ma anche nello stesso Nuovo Testamento la Genesi che dice l'uomo non stenda più la mano sull'albero della vita e prenda quel frutto e viva, finisce la Bibbia con l'Apocalisse dove dice tutti possono prendere dell'albero della vita, no? L'ultima beatitudine del libro dell'Apocalisse, no? Quindi anche per capire come leggere la Bibbia, no? Non dà un'interpretazione fuorviante dicendo questo è stato una punizione per la trasgressione di Adamo ed Eva, ma no, ma la Genesi non si legge così, e questo ci insegna anche Padre Ortensio, no? La Genesi si legge come una profezia, questa voce profetica che Dio chiede all'uomo e alla donna di collaborare con lui nel portare avanti il disegno della creazione, e anche quando uomo e donna sono difettibili e lo possono tradire questo disegno, lo possono abbandonare o lo vogliono anche così imbrattare, si dice, no? Imbrattare. Ma il padre della vita non si impazientisce mai e non si scoraggia mai e continua a chiederci di collaborare con lui, no? Questa è la Genesi, no? Dio vide che tutto era buono con noi che dobbiamo vedere con lui. Finché non lo vediamo anche noi, questa visione rimane un po' preclusa. Quindi padre Ortensio diceva, liberiamo la verità dalle sue formulazioni per non pensare sempre in maniera fuorviante, no? Come la morte di Gesù, lo stesso, un altro argomento che lui tratta nella sua opera, o il discorso anche dell'Eucaristia, no? Questa idea di sacrificio, no? Questo sacralizzare il dolore e la sofferenza che ancora oggi dilaga, no? Nel mondo cattolico, ma non se ne può più di tutto questo, non se ne può più, cioè è proprio tradire la novità del Vangelo, tradire è quel vino nuovo, il vino nuovo che ha bisogno di avere otteri sempre nuovi. E su questo anche padre Ortensio si era insomma molto si era rincuorato, no? C'è un passaggio nel Vangelo di Luca, parlando del vino nuovo, Gesù paragona la sua proposta a qualcosa di molto attraente come il vino. Pensate quanto siamo lontani noi da questa visione che i Vangeli ci comunicano, no? Se io vi dico stasera andiamo a aprire una bottiglia di Brunello di Montalcino o di San Teresia, che è il nostro vino di Montefano, nessuno direbbe no, guarda, è una cosa proprio faticosa, perché queste cose veramente mi danno un po' di noia, perché non mi fido, chissà cosa. Ma come, una bottiglia di vino? Ma andiamo tutti! Invece noi siamo riusciti a fare della proposta di Gesù qualcosa di pesante, di lasciamo perdere, forse un'altra occasione, meglio no oggi, no? Abbiamo perso la ricchezza del vino, che è quello che deve caratterizzare il nostro essere credenti, appunto come dice Ortensio, una chiesa che creda nella buona notizia di Gesù, questa conversione, questa ritentazione per essere anche noi buona notizia, no? Ecco, Luca, che ovviamente scrive dopo Marco, in Marco troviamo questa visione bellissima del vino nuovo, in altri nuovi, Luca aggiunge però un versetto, al capitolo 5, versetto 39, che ci lascia un po' così, un po' perplessi, ci lascia un po' così stupiti. Luca aggiunge, ma chi beve il vino vecchio dice, il vecchio è migliore. Quindi con una ironia, ma anche con una, possiamo dire, sofferenza di dover riconoscere che la novità di Gesù non si accetta facilmente, di quello che ha vissuto padre Ortensio, ma allo stesso tempo fare i conti con questa realtà. Ci saranno sempre persone che il vino nuovo non lo vogliono, ci saranno sempre persone che dicono si è fatto sempre così, non vogliamo cambiare nulla, e allora ecco dover fare i conti con questo, no? Quindi la Chiesa comunque andrà avanti sapendo che si porta questa zavorra di quelli che preferiscono rimanere chiusi nelle proprie sicurezze, no? E la sicurezza sempre non della fede, perché la fede ti toglie la sicurezza, la fede ti apre al dubbio, al forse, al vedremo, ma è la sicurezza della religione quando noi trasformiamo la fede in Gesù in una religione con le sue formule, con le sue dottrine e con le sue prescrizioni. Quindi sono quelli che preferiscono la sicurezza perché mi fa dormire bene la sera, però non cambierà mai niente. Invece la fede è quello che ti fa assaggiare il vino nuovo, aprendoti al nuovo, ovviamente aprendoti allo sconosciuto, al diverso, però sentendo l'ebbrezza di una vita che continua e che va sempre avanti. E padre Ortensio, appunto, prima citava, e lo voglio citare anch'io, mi fermo qui, vi lascio la parola a voi, il inutile fratello, penso che è l'inutile fratello, dove lui cita anche questa storia del vino nuovo,
lui parlava, padre Ortensio, parlava di una specie di palla di piombo al piede che si porta alla Chiesa quando appunto non accetta questa novità. Ecco, l'ho trovato. No, nel Vangelo di Luca, nel suo commento a Luca, lui spiega questo: preferiscono il vecchio, il vino vecchio dicono che è più gradevole, e dice padre Ortensio, la paura di cambiare. Questo è il grande diciamo blocco che si trova ancora nella Chiesa. La paura di cambiare, di rinnovarsi, di stare al passo dei tempi, questa è la palla di piombo che l'istituzione cristiana si porta a piede con grande discapito dell'avanzamento del regno di Dio. Quindi la rifondazione della Chiesa è una follia inevitabile, ma perché non fare i conti con questo, con questi che preferiscono continuare con la palla di piombo al piede e non aprirsi alla novità dell'Espirito. Padre Ortensio veramente ha contribuito a creare e a dare questa visione nuova, ha costruito comunità vive e dinamiche, e padre Ortensio ha testimoniato con la sua competenza in campo biblico e la sua singolare capacità di comunicare questa sua passione sia per il Vangelo sia per la Chiesa. Quindi se la Chiesa si può rifondare è grazie a persone come padre Ortensio che si mantengono sempre vive.